Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi parliamo di quantum computers, computer quantistici e il loro possibile impatto su Bitcoin. Lo mettono a rischio? Quando lo metteranno a rischio? È possibile prevenire un'eventualità di attacco? Come si fa? Quali sono le buone norme di operare per insomma cercare di non essere le prime vittime di queste tipologie di attacco? Lo vediamo tra poco. Spero di non confondervi troppo con qualche termine tecnico che sia reso necessario per rendere comprensibile comunque gli argomenti trattati, ma nel caso bastonatemi a dovere. Seguitemi e andiamo a comprendere il legame tra quantum computers e l'insicurezza di Bitcoin. Se vedrete in queste slide qualche nome, termine e concetto strano, non spaventatevi, perché lo scopo di questa presentazione non è andare nel dettaglio di come funzionano esattamente gli algoritmi quantistici e i computer quantistici, ma di darvi una panoramica, di farvi un'idea su qual è la loro architettura e soprattutto su qual è il loro possibile impatto su Bitcoin. Vedrete sì appunto dei termini magari specifici, tecnici, però ve li presento in modo da farveli capire, vi lascio il nome così se voleste approfondirli per conto vostro, che sono assolutamente interessanti, potete farlo sul web, ovviamente trovate tutto quanto. Quindi iniziamo, andiamo a vedere innanzitutto che cos'è un computer quantistico, una breve introduzione appunto di alto livello, diciamo così, e come sono in grado di attaccare Bitcoin, quindi sotto quali condizioni lo potrebbero attaccare, come si può cercare di arginare i danni, come si può evitare di essere le prime vittime, cose di questo tipo. Partiamo proprio dal che cos'è un computer quantistico. La differenza di un elaboratore quantistico rispetto a uno di tipo tradizionale è l'architettura che sta alla sua base. Come voi ben saprete, immagino, l'elaboratore che state usando per guardare questo video è basato su un'architettura binaria. Quindi la sua unità di informazione si chiama bit e codifica uno stato che può essere o 0 o 1 e da lì appunto binario, è base 2, 0, 1. Quindi una quantità n di bit può codificare una delle due alla n possibili permutazioni. Quindi lo stato codificato da n bit sarà una di due alla n permutazioni. Al contrario, cioè o meglio, oltre a questo, il qubit, che è ciò l'unità di informazione sulla quale si basa il computer quantistico, vuole mimare, diciamo, lo stato di una particella quantistica, lo stato quantistico di una particella, scusate. E non so se conoscete qualcosa di fisica quantistica, magari il gatto di Schrödinger, quello che è sia vivo che morto, finché non viene osservato. Ecco, il discorso è proprio questo. Il qubit ammette la sovrapposizione di stati, quindi un qubit può codificare uno stato che è sia 0 che 1, nello specifico codifica tutte le possibili sovrapposizioni tra lo 0 e l'1 per un singolo qubit. Quando abbiamo invece n qubits, essi possono codificare tutte le 2 alla n possibili permutazioni contemporaneamente, ok? Spero di essermi spiegato. È un salto un po' difficile, concettuale da fare, ma è proprio alla base che sta questa grossa differenza e su questo si costruisce poi tutta l'architettura del computer quantistico in maniera non più deterministica come nell'elaboratore classico a logica binaria, ma in maniera probabilistica, proprio per queste possibili sovrapposizioni di stati. Andremo ad approfondire questa cosa tra poco, quando parliamo degli algoritmi su computer quantistico. Prima di affrontare l'argomento vi propongo una rappresentazione visiva del qubit. È una rappresentazione che si chiama sfera di Bloch e mostra le possibili sovrapposizioni degli stati tra 0 e 1 come superficie di una sfera. Quindi questa è la rappresentazione di un qubit che si contrappone al classico bit che è 0 oppure 1. Qua vedete agli estremi abbiamo 0 e 1 e abbiamo però tutte queste possibili sovrapposizioni che sono poi indicate come vettori e sono punti fondamentalmente sulla superficie di questa sfera che rappresenta il qubit. E qua abbiamo una rappresentazione di 5 qubits che naturalmente va a complicare esponenzialmente la complessità e il numero
numero di possibili sovrapposizioni di stati rispetto al singolo qubit. Quindi questo però è la cosa che mi premeva di più farvi vedere. Se volete dare una rappresentazione visiva alle sovrapposizioni di stato per potervele immaginare, ecco, immaginatevi questa sfera. Ogni punto sulla sfera è una possibile sovrapposizione, quindi è un possibile stato del qubit. Andiamo ora a capire gli algoritmi come funzionano sui quantum computers. Sono di tipo probabilistico, come vi accennavo poco fa. Cosa significa? Significa che mirano a trovare la miglior soluzione tra le varie possibili con un errore sufficientemente basso. Abbiamo quindi un risultato associato a una probabilità oppure a un errore, a una percentuale di errore. E ora come ora, ovviamente, ecco, prima di dire questo, più la potenza del computer quantistico è alta, quindi maggiori sono i qubits che ha a disposizione, e più è efficiente, più è capace di trovare soluzioni ad errore più basso in minor tempo. Attualmente ovviamente esistono computer non particolarmente potenti, sono i primi prodotti e puntano ad algoritmi, cioè elaborano algoritmi di misurazione. Cosa significa? Significa che non riescono a rilevare valori esatti, non si sono ancora riusciti ad implementare algoritmi che possano calcolare con esattezza un valore, ma appunto misurano con una tolleranza, con una parte di errore, e vengono poi eseguiti più volte, vengono mediati per trovare un risultato accettabile, però per l'appunto parliamo sempre di un risultato soggetto ad errore. La frontiera sulla quale si cerca di arrivare è la creazione di algoritmi cosiddetti fault tolerant, ovvero con un errore talmente basso da risultare trascurabile. Questo naturalmente richiederà una maggiore potenza e un maggiore numero di qubits. Come si lega tutto questo a Bitcoin? Allora, adesso abbiamo capito come funziona il computer quantistico a grandi linee, abbiamo capito che c'è una logica completamente diversa, abbiamo capito che ci sono delle nuove classi di algoritmi basate su questa nuova logica che è di tipo probabilistico. Andando ad affrontare certi tipi di problemi con la logica probabilistica, se si dispone di sufficiente potenza, si riesce a semplificare notevolmente il problema. E qui passiamo a Bitcoin, e qui andiamo a capire qual è la criticità di Bitcoin nei confronti del computer quantistico. In questa slide vi presento la crittografia che c'è alla base del passaggio da chiave privata ad address. Passando da chiave privata ad address si passa attraverso la chiave pubblica, che non è l'address. Magari qualcuno di voi pensava di sì, in realtà no. Il passaggio è il seguente: abbiamo da qualsiasi chiave privata, attraverso un algoritmo di conversione che si chiama Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA, ovvero algoritmo di firma digitale a curva ellittica, si passa alla chiave pubblica. Ok, questo algoritmo è un algoritmo che viene usato veramente nella stragrande maggioranza della crittografia, perché, come vi dicevo qua sotto, con l'SDSA puoi provare di avere la chiave privata anche se non la riveli. Quindi quando tu devi dimostrare che effettivamente hai la chiave che apre questo lucchetto della chiave pubblica, che invece è quella che puoi rivelare, devi poterlo dimostrare ovviamente senza però rivelarla, altrimenti poi chiunque può utilizzarla. Ed è il punto di forza dell'SDSA, è il motivo per cui viene utilizzato su larga scala. Dalla chiave pubblica, infine, si passa all'address attraverso degli algoritmi di hashing, si chiamano, che sono lo SHA-256 e il RIPEMD-160. In realtà poi c'è questo intermezzo, perché da qui si passa a una chiave pubblica, un hash della chiave pubblica, al quale viene appesa una checksum, che adesso è una sorta di codice di verifica. Infine viene tutto codificato in base 58, che è la codifica che prevede lettere i numeri fondamentalmente, e in maiuscole e minuscole tra l'altro, e si genera così l'address. Ok, quindi questo è il percorso che si fa da chiave privata ad address: SDSA, SHA-256 e RIPEMD-160, conversione in base 58, e arriviamo all'address. Quindi cosa c'è da capire? Che stiamo parlando di due funzioni differenti. Qui abbiamo una funzione di firma digitale, una funzione di crittografia cosiddetta asimmetrica, perché deve essere facile
vedete, one way, deve essere facile passare da chiave privata a pubblica, ma è impossibile fare la strada inversa, e deve essere possibile dimostrare il possesso della chiave privata anche senza esporla. Quindi questo è quello che fa le CDSA. Qua sotto invece abbiamo funzioni di hashing che sono differenti dal punto di vista di come è fatto l'algoritmo. Ci interessa sapere che sono diversi. Perché? Perché l'SDSA è invertibile dai computer quantistici, mentre lo SHA-256 no, e adesso capiamo il perché. L'SDSA è invertibile perché esiste un algoritmo che si chiama algoritmo di Shor, che di suo è stato creato per la fattorizzazione di un numero nei suoi numeri primi, e c'è una sua variante studiata proprio per invertire invece le curve ellittiche. La difficoltà dell'operazione da 2 alla 100, la difficoltà del problema, scusate, da 2 alla 128 operazioni necessarie passa a 128 alla terza, che è un numero estremamente basso. E quindi, appunto, l'SDSA non è più sicuro, a condizione che il computer quantistico disponga di potenza di calcolo sufficiente, stimata intorno ai 1500 qubits. Vi dico che è un traguardo lontano, giusto per mettervi già tranquilli. Come vi dicevo, invece, lo SHA-256 non è invertibile dal computer quantistico, perché esiste un algoritmo che si chiama algoritmo di Grover, che adatta sull'architettura dei computer quantistici che abbiamo visto prima una possibile soluzione alla funzione di hashing, ma tuttavia ne riduce la difficoltà soltanto di un fattore radice quadrata. Ovvero, anziché dover fare 2 alla 256 operazioni, che sono quelle che servono per il brute forcing, cioè per il tentare a forza bruta di craccare lo SHA-256 su un computer binario, sono necessarie 2 alla 128 operazioni, che però è un numero sufficientemente alto da permetterci di definire lo SHA-256 quantum resistant. Finché, quantomeno, non se mai si troverà un nuovo algoritmo che permetterà di craccarlo, però finora siamo tranquilli. La chiave privata, quindi, di conseguenza, è a rischio quantum attack se e solo se la chiave pubblica è esposta. Perché? Perché, come vi dicevo prima, la chiave pubblica ci permette direttamente di andare alla chiave privata attraverso l'inversione delle CDSA. Se la chiave pubblica non è esposta, ma è esposto soltanto l'address, occorrerebbe invertire anche SHA-256 e RIPMD-160, cosa attualmente non fattibile anche teoricamente con i computer quantistici. Quindi ci mette al sicuro, ci tiene al sicuro. La domanda che viene automatica, immagino, è: ma allora io quando è che espongo la chiave pubblica? Perché non la voglio più esporre, mi immagino. Quindi, la chiave pubblica viene esposta in due casi. Il primo, quando si firma una transazione, quindi quando io invio dei fondi a qualcuno, espongo la mia chiave pubblica. La transazione, per essere appunto spendibile, deve contenere una firma digitale, che è quella che vi dicevo prima, si genera attraverso, cioè si genera grazie all'SDSA, che vi dicevo permette di dimostrare di avere la chiave privata anche senza esporla, esponendo appunto questa firma, che ovviamente copre completamente la chiave privata e non l'espone in nessun modo, ma garantisce che noi la possediamo, e inoltre la chiave pubblica. Queste due cose rendono i fondi spendable da chi li sta muovendo. Quindi è una proof of ownership, una prova di possesso. La seconda condizione che vede l'esposizione della chiave pubblica è la ricezione, quindi attenzione, la ricezione di una transazione di tipo pay to public key. Pay to public key è una forma di scripting per transazione che prevede il binding, quindi viene legata la somma mossa alla public key del destinatario. Quindi attenzione che la public key in questo caso viene esposta. Questa transazione, questo script è obsoleto, è un metodo obsoleto di movimento fondi che viene usato nei primi blocchi, ad esempio per distribuire il mining reward. Poi ovviamente è stato aggiornato al pay to public key hash, e in questo modo appunto non si espone più la public key in queste condizioni. In conclusione, è una buona norma, quando si inviano fondi, inviare anche tutti i rimanenti fondi altrove. Cosa significa? Significa che se io ho 10 bitcoin sul mio address e te ne invio uno a te,
Gli altri 9 mi conviene mandarli da un'altra parte in un altro mio address che creo per l'occasione, perché altrimenti avrei esposto la mia public key, ok? Che non è un problema, ma in caso di possibile attacco quantistico lo diventerebbe. Lo stesso ovviamente vale se sono stato oggetto di una transazione pay to public key. Conclusioni. Veniamo al dunque. Un computer quantistico potrà, una volta che ci saranno sufficienti qubits, che saranno sufficientemente potenti, invertire l'SDSA, ma non la SHA-256, quello che abbiamo visto prima. Il computer quantistico però, qua aggiungo, dovrà essere già di dominio pubblico, dovrà essere consumer grade, come si suol dire. Perché? Perché i primi computer quantistici così potenti da invertire l'SDSA verranno tenuti ben segreti. Perché? Perché l'SDSA non viene usata solo da Bitcoin, viene usata anche dalle banche, viene usata dalle agenzie di sicurezza, viene usata per i satelliti, è lo standard crittografico, quindi il craccare l'SDSA è un qualcosa che mette veramente a rischio tantissime cose e il Bitcoin direi che è l'ultima per, adesso non me ne vogliate, però è l'ultima per possibile impatto, perché parliamo anche ad esempio delle testate nucleari, insomma, non è assolutamente trascurabile. Quindi i primi computer verranno tenuti ben segreti per non far sapere al mondo che è già disponibile quella tecnologia e verranno usati, immagino, nei casi di estrema emergenza. La stima della disponibilità di quantum computers a livello da consumatore è stata fatta dagli specialisti di crittografia ed è stata buttata tra il 2030 e il 2040. Quindi prendiamola così com'è. Ci abbiamo ancora qualche anno per dormire sonni tranquilli, insomma. Se la chiave pubblica non viene esposta, non si è a rischio. Perché? Per il motivo scritto qua sopra. Invertiamo l'SDSA, ma non la SHA-256. L'abbiamo già detto anche quello. Infine, provvedimenti da prendere, chiaramente dalla crittografia in generale, per evitare la possibile estorsione di informazioni molto importanti a livello globale, e inoltre di Bitcoin stesso, per evitare che la sua crittografia diventi inutile, dovranno evolvere. Quindi dovranno riuscire a generare copie di chiavi quantum resistant. Ci sono già degli algoritmi in fase sperimentale e ovviamente anche questi cresceranno assieme alla tecnologia quantistica di computing quantistico, proprio per riuscire a portare la crittografia all'altezza e riuscire a mantenerla sicura. La modifica dell'algoritmo che genera la chiave pubblica da quella privata è implementabile su blockchain Bitcoin tramite soft fork. Non è necessario quindi un hard fork e basterà, diciamo così, trasferire i fondi su un nuovo address che appunto sarà generato da questo nuovo algoritmo quantum resistant. Qui viene un'ultima domanda che aggiungo io, non ho scritto, che è questa. Ma quindi i fondi perduti, chiamiamoli così, saranno recuperabili? Cioè quelli che magari appartenevano a qualcuno che ha perso la chiave privata, che non riesce più a trovare l'accesso al suo wallet, ha perso il seed, saranno recuperabili? La risposta è sì, quando ci saranno i computer sufficientemente potenti e se avranno esposto la chiave pubblica. Quindi sotto queste condizioni immagino che saranno i primi target di attacco quantistico. Che dire, possiamo stare abbastanza tranquilli. In conclusione, è molto sovrastimata l'impatto dei computer quantistici su Bitcoin, perché io sono assolutamente sicuro che la tecnologia e la crittografia evolveranno a pari passo con lo scalare appunto della potenza dei computer quantistici per permettere la nascita di un nuovo algoritmo di firma digitale che sia quantum resistant. Quindi io smentirei la minaccia. Con questo io vi chiedo di commentare qua sotto cosa ne pensate, se avete trovato utile questo video, se la pensate diversamente, se avete sentito altre cose, insomma ditemi la vostra sull'argomento. Lasciatemi un mi piace se avete apprezzato questo excursus un po' forse tecnico, però spero non troppo, e spero che vi spinga ad approfondire anche la tecnologia dei computer quantistici, molto interessante, e soprattutto la crittografia che c'è dietro a Bitcoin, che anch'essa è davvero tanto interessante. Con questo io vi faccio un carissimo saluto e vi saluto alla prossima.